Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fai le Torte in Store. Benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, come il mio piccolo assistente. E oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Zod, targato Good Smile Company per la serie Pop-Up Parade. Taglia L. E infatti parliamo di Zod direttamente dal mondo di Berserk, uno dei apostoli più importanti del manga. Allora, io non ho ancora esperienza in questo campo, non ho ancora letto il manga, quindi non sono formato ancora su questo argomento. Ecco perché prima della recensione lasceremo la parola a Don Hector, tra l'altro proprietario della statua, che ci spiegherà un po', diciamo, la storia di questo personaggio. Dopodiché torniamo qui per la recensione. Grazie Davide e salve a tutti. Io sono Don Hector e ancora una volta dalla cantina del Don oggi siamo qui per qualche pillola di informazione sul personaggio di Zod, la bellissima figure della linea Pop-Up Parade oggetto di review. Il personaggio di Zod è uno dei personaggi più importanti del manga anime di Berserk, opera iniziata negli anni 80 e tuttora in corsa, ideata dal compianto maestro mangaka Kentaro Miura e portata avanti dei suoi assistenti. È un seinen di genere dark fantasy ambientato in un contesto medievale in cui ci sono delle figure, delle creature demoniache che vengono chiamate apostoli, il cui compito è semplicemente quello di mangiare gli umani e banchettare durante l'eclissi, i momenti più belli all'interno appunto di questa storia, di questo manga. All'interno però della categoria degli apostoli c'è uno in particolare, appunto Zod, diverso dalla sua specie. Zod infatti solca i campi di battaglia da più di 300 anni. Viene chiamato il Nosferatu, l'immortale, perché a differenza degli altri apostoli che comunque vogliono uccidere, vogliono divorare, il suo compito, il suo obiettivo è quello di misurarsi in battaglia con guerrieri degni di rispetto e di onore. Quindi ha in qualche maniera una sfaccettatura più da onore rispetto cavalleresco, piuttosto che un mostro demone che vuole uccidere. Durante la storia del manga si è incontrato e scontrato con il protagonista Gatsu in diverse circostanze, ritrovando in lui un degno avversario, per questo gli ha risparmiato la vita. Si è alleato con lui e poi è diventato anche il braccio destro del principale e più importante villain, l'antagonista per eccellenza Griffith, appunto di questo manga. Da umano ha caratteristiche appunto di un uomo molto muscoloso, molto robusto, dai tratti non bellissimi, che combatte con delle spade e cavalca cavalli. Nella sua forma invece da apostolo, quindi da creatura malefica, ed è quella oggetto appunto di review della figure da parte di Davide, ha una sembianza taurina di un enorme toro dalle lunghe corna e nella sua forma completa anche ali da pipistrello. In qualche maniera può essere associato un po' al Balrog del Signore degli Anelli o anche Truogre, chi si ricorda di Tekken 3. Quindi questa creatura bestiale, dalle sembianze taurine, potentissimo, che è, come detto, antagonista e nemico del protagonista, ma anche alleato braccio destro del principale dei nemici, e durante la sua storia poi combatte più volte col suo nemico per eccellenza, che è il Cavaliere del Teschio. I quattro personaggi che ho nominato, secondo me, sono i quattro personaggi più importanti di Berserk, un manga che vi consiglio di recuperare assolutamente. Come vi invito a continuare questa review e vedere appunto la review della figure da parte di Davide. Dal Don e la cantina è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ok, eccoci con la nostra statua fuori dalla scatola e guardate che bellezza, davvero favolosa. Allora, si presenta in versione animale e senza ali, perché altrimenti ci sarebbe anche la versione con le ali. Abbiamo due corni, però uno è tagliato, rotto, quello che è, quindi abbiamo solamente uno. E guardate il volto, che bello, occhi rossi, guardate la bocca, favolosa, fatta benissimo. Allora, è un massiccio pezzo unico, non si può muovere niente, davvero enorme e solido, bellissimo. Andate dietro anche, coda attorcigliata, per fortuna hanno scelto questa posizione così almeno occupa meno spazio. Sotto abbiamo i fori,
per la basetta, quindi abbiamo 4 peg sulla basetta, 2 per le zampe e 2 per la coda. Curiosa questa cosa che hanno scelto di mettere i peg nella coda, magari potevano farlo uno tipo questo, ma addirittura 2, ma vabbè, prima volta che mi capita. Poi abbiamo le mani con le unghie, queste io direi di stare molto attenti quando le maneggiate perché potrebbero spezzarsi, e le abbiamo ovviamente anche di qua, quindi abbiamo metà toro, diciamo, e invece sopra abbiamo le mani. Guardate anche qui nel petto, gli addominali, belli scolpiti, direi che anche l'effetto del pelo è fatto benissimo. Questo è il nostro Zod. Ok, allora, prima di passare alle misure, prendiamo la basetta, che è questa qui, guardate quanto è grande. Abbiamo 4 peg, come abbiamo detto prima, quindi 2 sono per le gambe e 2 per la coda. Quindi inseriamo prima le gambe in questo modo. E poi andiamo a sistemare la coda. Ok, in questo modo. E voilà. Allora, i 2 peg alla coda, adesso che l'ho montata, capisco perché l'hanno fatto. Praticamente ne hanno fatti 2 perché permettono alla coda di essere attaccata alla basetta. Facendone solo uno, ad esempio solo questo qua, magari avevamo il pezzo finale ballerino, invece così è ben attaccato alla basetta. Ok, diamo un'occhiata alle misure. Allora, direi che la parte più estrema è del corpo, quindi è la mano. Quindi abbiamo una larghezza di 26 centimetri circa, 27 più o meno. Un'altezza massima di 23 centimetri, quasi 24, che è la parte del collo, e una profondità basetta corno di 21 centimetri circa, forse 20. Paragoniamolo a Kratos direttamente da God of War, targato sempre Good Smile Company, per sempre per la serie Pop-Up Parade che abbiamo già recensito, e se vi siete persi la recensione ve la lasciamo in fondo a questo video. Ok, eccoci alle nostre valutazioni finali, che sono ovviamente positive. Allora, io non conosco il personaggio perché non ho ancora letto il manga, quindi non conosco la storia. So più o meno qualcosina grazie a Don Hector, perché già avevamo recensito l'alta statua sempre di Berserk, quindi già ci aveva spiegato un po' la storia, e adesso grazie anche a questa recensione ci ha spiegato la storia anche di questo personaggio, quindi qualcosina so, però devo ancora leggere il manga, quindi siamo totalmente all'oscuro di questo personaggio. L'abbiamo conosciuto ora e siamo rimasti affascinati, giusto Jason? Sì, bellissimo. È bellissimo. Voto 10. 11. Perfetto, sì, poi comunque la qualità l'ho trovata davvero fantastica, ma lì io non avevo dubbi perché ormai so già come lavora Goosemile, è davvero fantastico. Quindi io dico che per tutti i fan del personaggio l'acquisto è super consigliato. Jason, tu che ne pensi? 11, come ho detto prima, sì. Il voto, però forse il corno è un po' troppo largo rispetto a quell'altro che è rotto, il buco un po' più è vero, sì quello è verissimo, però magari è fatto così, quindi non possiamo saperlo. Il corno rotto si è più piccolo, però magari è fatto così, quindi non possiamo dire che è un difetto, magari ce lo confermeranno nei commenti. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ringraziamo Don Hector per l'acquisto, per averci permesso la recensione,
e soprattutto per il suo intervento. Vi ricordiamo anche di seguirlo sulla sua pagina Instagram che trovate qui in descrizione. Ringraziamo poi tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti, e vi ricordiamo che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto qui sotto abbonati, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.